Beh, siamo arrivati dopo lo spare. Ma com'è? Alessio in ritardo quest'anno? Ritardo. Ma pure voi arrivate. Io ci sono nato, va. Io arrivo sempre tardi, vengo a sapere le cose sempre dopo. Ma moglie che dice? Si preoccupa? Ah, no, ma sapi, ma no. Io poi leggo, mi informo, tutti i dì, sì. Compri il giornale, posti di lavoro, roba, posti di lavoro, vado a vedere, cercasi operaio, ad ecco, cercasi magazziniere, manpower. Ma tu ce va? Sì, ma te quando è? Giubbete! Io mi fiondo là, l'agenzia, va. Come mi vede? Mi dice, qui è entrato ieri. Qui sta di posto di lavoro una settimana fa. Come sono i capelli? No, no, ma io, ma dice tu arrivi sempre da Puspa. Ma come fa che ti ha di arrivare prima? Ah, non lo so, ma chi mi ha? Ma pure sul giornale mi ha messo. Sì. Ma non so chi ha fatto lietto con macellare. Perché? No, dai. Perché questo? Perché macellare venne le fettine, venne. Dice, madosca, l'unica cosa che era 5 anni che mangiavamo carne su casa, ma chi se, ma chi se ne era accorto? Ma io non me ne ero accorto, capito? Il ciclone, no, che era il fuoco d'artificio. Ti è venuto lo dubbio? Ma no, dopo l'amice mio mi ha detto, ma vedete tutto, capito, mezzo abbacchiato, ma chi è fatto? Ha detto, boh, se lo trovate mo che maglietto con macellare. Ah via, mi ha detto, noi è 4 anni che sapevamo, tu sempre dopo sbarra arriva, porca miseria. Allora, ma chi ce l'ha pensato? Un messaggio agli amici a casa, perché non state mangiate attenti. Carne, perché non fa male al colesterolo, ma alle corna. Stateci attenta, stateci attenta. La carne fa male, porca perché arrivate in tempo. Sponda su destra. Elezione, lo sapevo tu, mo il 4 si vota, no? Sì. 4 di che? 4 di che? Ma di che anno? Porca madosca, là. 2020. Ma nemmeno lo sapevo. Allora, questa è una notizia, la prima volta che arriva. Beh, prima. Sì, sapevo. Oh, i candidati, le promesse. Ci sta? Posti di lavoro. Allora l'altra volta stava con l'amice mio, no? Oh, fatto mo vi dico una cosa che non verite mai nessuna. Che? Che? Volete sapere una cosa? Chi c'è tutto l'altro che sta ditto? Ma no, no, oh, ma sta messa a ridere sulla musa! Ma ditta via, moi è scoperto questo! Tu arrivo sempre da buscare, porca madonna! Ma poi è questo! È un vizio, vabbè, oh! Datte da fare perché sennò arrivo pure dopo! Ah, io intanto ci arrivo sempre da buscare! Ci arrivo sempre! Che te maschere mercoledì e te sbaglia! Ah, è arrivato male! Ciao, era l'intervista del prossimo anno! Sì, il prossimo anno vincerà! Che lui vincerà! Allora, adesso proseguiamo lungo la piazza per risalire verso un gruppo simpatico. Eccolo qua, dobbiamo rincorrere queste due otri, vediamo se ce la facciamo con il nostro cameraman Pietro, che ringraziamo per la sua abnegazione, perché è veramente difficile. Sta messo bene, sta messo bene, bene. E anche l'assistente, eccoli qua, vediamo un attimo, adesso lo blocchiamo, non è facile parlare con queste persone, perché questi sono un po' invasati. Che cazzo è? No, vabbè, no. Non deve dire che cazze, sono i pantaloni. Ah, che gazze! Cazze! E scusate, noi siamo ignoranti. Ma non sei ascolano? Non sono ascolano. No, lui è ascolano. Che cazze? I cazze. Ma che cazze è una dragona? No, no, non devi dire le parolacce, non dobbiamo, no. Ha ragione. Cazze. Sei particolarmente sensibile, non le vuoi sentire le parolacce. No, esatto. Per cui non volevamo urtare la tua sensibilità, quindi Cazze. Usare che si capisce che c'è la Z piccola e la Z grande. Quindi la Z è diverso. Ma tu sei un linguista. Si capisce anche perché facciamo così. Ah, che gazze! Oh, fantastici, oh. B16. Sì, però se ci mettevano la gazza si capirebbe più, secondo me. Devo dire che questi sono veramente originali, no? Perché è una mascherata un po' fuori dal solito. Geniale, ma che cazzo dice? Ma che ne sa? È inconsueta. Scusate, cioè, sono caduto nella maschera. Vabbè, può succedere, può succedere. Un po' così, bello della diretta. Sono caduto nella maschera, può succedere. Sono va bene. Dall'uccello. Ecco, vediamo qui. Ciao. Ciao, mi sembra sì. Con un sorriso. Bravo. Vabbè, fantastico, Complimenti, signore. Grazie. Metta sulla sciarpa e può sentire freddo. Salve. Coraggiosissimo, senza sciarpa. La barba è vera? No. Complimenti. Lei sembra un po' schettino. Da dove arrivate voi? Da Ascoli, no? No, da Bari. Da Bari. Complimenti. Salutiamo i nostri amici di Bari, che ci seguono. Forza Bari! Certo. Stai in Serie B, Bari? No, sta che no, che bici! Ah, sta che no, pareggio! Da Foggia? Salutiamo! Il genere che è norvegese! Norvegese pure! Ammazza qua! Lei è norvegese? Sì, beh, certo, del luogo però! Perché se è da Foggia, se lei è norvegese, minimo sarà da Roma! No, da qua! Senta, da Foggia, no?
Forza Ascoli, perché è una città bellissima. Complimenti per il vostro carnevale e anch'io mi sento a casa qui. Complimenti veramente. Bene, complimenti. Grazie, bravo, a voi. Bravo. Grazie a voi. La prossima volta la mascherata, ma non mi aspettavo questo. Ci fa, no, ma sono mascherato anche così. Mia moglie ha detto che sto bene anche ci così. Ci fa molto piacere. La ringraziamo, la salutiamo. Arrivederci. Senti, il Foggia come sta messo? Vabbè, lasciamo bene. Allora, ecco qui adesso. Qui vediamo un po' questo cappellino che ci somiglia un pochettino, perché la signora non vuole rilasciare dichiarazioni, ma adesso la becchiamo. Dove sta la telecamera? È fuggita la telecamera. Abbiamo fatto una finta, però siamo qua. Abbiamo beccato lui, però, lui è il marito, secondo me. Noi se lo sequestriamo, così la signora è costretta a venire, no? Senta, lei è mascherato da Bertoldo? Bertoldino e Cagasenno. Perché io Cagasenno? Facciamo Bertoldo, Bertoldino e Cagasenno. Allora, scusa. Ho scatenato una guerra, non so perché. Affari di famiglia. Perché ho detto questa cosa? Questi, diciamo, dei problemi, sa, che risolvono per. C'erano lui un po' nervosetti. Per conto loro, sì, sì. Vabbè, com'è sto carnevale? Si è ammanzita. Sì, è stato tutto merito del telecamera che ti cozzo te. Com'è? Chi è? Questo è lo meglio della famiglia. Sì, questo è Manu Ciao, c'è il cappellino uguale. Grazie, arrivederci. Adesso qui ci sono gli sposi, quindi noi andiamo a beccarli. Seguitemi, buonasera signora. Salve. Come va? Tutto bene. Tutto bene? Sì. C'è Francesco. 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 Francesco, vieni, Francesco, vieni. Francesco. Francesco. Che ti è successo? Niente. Tu qua, io vedo dei fogli, uno. Che fa? Senza ricordare, mai che stava a carnevale questo. Marzia, fantastico. Marzia, svegliati figlia. Ma è una cosa così, c'è un significato oppure un numero? Sì, allora. Lei pensa di essere il numero uno. No, 1, 2, 3 è il film, 3 manifesti e Bing, che è un film candidato agli Oscar, però è una maschera che capisco solo io. Questo non è, questo ti diamo ragione su questo. Ti diamo ragione. Però, cioè, scusa, ce la vuoi rispiegare? Perché no, vabbè. Sì, allora bene, a parole tue, piano piano. Abbiamo parlato anche inglese stamattina. Anche inglese, siamo preparati a tutto. Ecco, piano piano. C'è un film che adesso è al cinema Piceno che si chiama 3 manifesti a Ebbing, Missouri. No, Ebbing che sarebbe? Ebbing è una città dell'America. Ah, lo sapevi tu? C'era Trump prima. 3 manifesti in Ascoli. Sì. E lei, ecco, così, e loro sono i miei manifesti. 1, 2, 3. Se non hai capito niente, dillo, cioè, non è. Ci possiamo vedere dopo per un caffè, ve lo rischiamo. Sì, dopo ci vediamo per un caffè. Comunque, puoi ripetere un'altra volta? Grazie. Complimenti, eh? Eloquente come maschera, grazie. Oh, fantastico. Ma un mascherone. Mascherone? Oh, io non ho più parole. Io mi questa era difficile. Era difficile, eh? Non è facile. 1, 2, 3. Comincia a essere difficile il carnevale di Ascoli, da interpretare. Sì.